chiari. Io ho una storia personale che mi ha portato in Mozambico, in Argentina, in Albania. Mi sono occupato di cooperazione internazionale e credo di conoscere un po' il problema, il tema della povertà, dell'immigrazione e dei migranti. Ho fatto molto volontariato in ambito cattolico, ma non solo. E sono convinto che esista la necessità di percorsi di integrazione, ma prima di qualsiasi discorso sui percorsi di integrazione bisogna ragionare sul fenomeno dell'immigrazione, che è sempre stato gestito in emergenza perché qualcuno conveniva, a più di qualcuno, perché c'è qualcuno che ci ha lucrato politicamente per decenni, c'è qualcuno che ci ha lucrato economicamente per decenni, nonostante finanziamento pubblico ai partiti. Mi riferisco soprattutto a molti partiti del centro-sinistra, ci sono sentenze che lo dimostrano, quindi non mi sto inventando nulla. C'è qualcuno che ha avuto tutto l'interesse a lasciare le cose così come stanno, sfruttando persone che hanno attraversato deserti in sofferenza, perché c'è un ritorno politico ed economico. Noi abbiamo un'idea differente. Io guardo quello che ha fatto la Merkel con i profughi siriani, ad esempio. C'era un'emergenza, ha assunto dei giovani, li ha formati, ha creato delle commissioni di valutazione sugli status. In 3-4 mesi in Germania si valuta uno status. Chi ha diritto rimane, chi non ha diritto non rimane. Le regole sono chiare, i tempi devono essere certi, nell'interesse del paese e nell'interesse di queste persone. Perché lasciare delle persone 24 mesi ad attendere il riconoscimento meno di uno status genera costi economici, genera sofferenza, genera delinquenza, bisogna dirselo chiaro. Perché ci sono delle cooperative che lavorano molto bene, fanno dei percorsi di integrazione, ci sono cooperative e società che non lavorano assolutamente bene e lucrano su queste persone. A differenza di quello che racconta Salvini, che 35 euro al giorno vanno all'immigrato, è evidente che in questi anni 35 euro al giorno sono andati a tante realtà che hanno sfruttato queste persone fragili. Le procure, le prefetture, non le procure, hanno fatto bandi per centinaia di milioni di euro sul territorio lombardo, a cui hanno partecipato aziende di giardinaggio che affittavano locali per mettere delle persone, come se fossero degli oggetti. E questo è un dato di fatto, e questa è la gestione dell'immigrazione. Io preferisco essere molto più chiaro. Assumere delle persone, abbiamo un piano di assunzione di 10.000 persone per ridurre da 24 a 6 mesi i tempi di valutazione. Quando dico che producono delinquenza, dico una cosa banalissima, non perché le persone, come pensa qualcuno, come dice Berlusconi, che ultimamente va in giro con la bacchetta magica, hanno una capacità innata di delinquere, forse ce l'ha Berlusconi. Perché è naturale che quando uno vive una fragilità, quando è abbandonato a se stesso in un paese straniero, poi passa le giornate in treno. Io ho visto alcuni ragazzi a Brianza abbandonati loro stessi, passano le giornate in stazione centrale. In stazione centrale non hanno nulla da fare, non hanno soldi, ne hanno pochi, li spendono in alcol, li spendono in droga e vengono a contatto col mondo dell'illegalità che li usa come manovalanza. Quindi è vero che l'immigrazione gestita in questo modo crea delinquenza, che crea insicurezza, non dobbiamo negarcelo, negarlo vuol dire girarsi dall'altra parte e non voler risolvere un problema. Quindi le persone devono essere valutate, se hanno diritto vanno fatti dei percorsi di integrazione seri. Integrazione seri vuol dire percorsi di educazione civica, educazione linguistica, avviamento al lavoro. Vuol dire trovare la casa, visto che la casa è uno degli elementi fondamentali per una persona. Trovarla con un mix culturale, non creando ghetti come ha fatto Haller per anni. Quindi essere in grado di inserire le persone in alloggi a canone convenzionato o alloggi popolari con un mix sociale e culturale, perché purtroppo poi chi ha deciso invece di ghettizzare in questi anni e adesso magari si lamenta del risultato ha creato sottoculture, mancato sviluppo, mancata integrazione. E poi bisogna saper riconoscere, e questo lo possono fare i comuni con l'aiuto della regione, perché la regione in questi anni, Maroni, per lucrare politicamente sugli immigrati ha evitato in tutti i modi di far da cabina di regia. Una regione con 1500 comuni, o esiste un'istituzione regionale forte che traina e coordina la gestione dell'immigrazione e i processi di integrazione, oppure siamo stato nel caos totale. E oggi siamo stato nel caos totale perché qualcuno ha rinunciato al proprio ruolo, perché gli conveniva politicamente. Io non ho nessuna intenzione di lasciare delle persone allo sbando, persone che comunque vivono una difficoltà, né per far guadagnare qualcuno,
né per cercare di guadagnarci politicamente. Quindi la differenza va fatta lì, utilizzando chi è stato meritevole in questi anni ed è stato in grado di condurre e portare avanti. Ho incontrato alcune cooperative, ad esempio Como, portare avanti i processi di integrazione e prendersi in carico le persone come delle persone fragili e non come degli oggetti su cui lucrare. E secondo me sta tutta lì la differenza, e la differenza sta davvero in una gestione in tempi certi, perché tempi certi vuol dire garantire anche queste persone. Lasciarle abbandonate loro stesse per degli anni non serve a noi e non serve a loro. Io mi scuso, ma devo purtroppo scappare. Grazie.